Salve a tutti ragazzi, benvenuti nel sesto episodio di Chiedi a Black Geek in cui risponderò a tutte le vostre domande. Non perdiamo subito tempo e rispondiamo a tutte le domande che mi avete fatto nel corso di questa settimana. Ciao, sono un tuo ammiratore, mi puoi spiegare le differenze tra Jailbreak Untethered e Tethered? Mi puoi salutare sul tuo secondo canale? Allora, intanto, Jailbreak Untethered e Tethered sembrano simili, ma in realtà sono due cose completamente diverse. Cioè, entrambi hanno il nome Jailbreak, ma in realtà sono due cose diverse. Perché? Allora, entrambi portano allo stesso scopo, ossia installano Cydia. Però c'è da dire una cosa. Il Jailbreak Tethered si può fare solamente su iPod Touch di quarta generazione, iPhone 3GS e iPhone 4. Però il Jailbreak Tethered si potrà sempre fare su questi dispositivi. Si potrà sempre fare perché è universale, cioè non bisogna trovare degli exploit, perché il Jailbreak Tethered si basa sull'hardware. C'è un bug a livello hardware che permette il jailbreak, quindi anche se Apple dovesse rilasciare un firmware non jailbreakabile su questi dispositivi che supportano il Jailbreak Tethered sarà sempre possibile. Però se si fa il jailbreak Tethered si ha una limitazione, ossia quando si spegne il dispositivo, quindi tu lo spegni proprio completamente, per riaccenderlo, quando lo riaccenderai, si bloccherà sul logo della mela. Per riaccenderlo, quindi farlo funzionare, diciamo, bisogna collegarlo al computer e usare un particolare programma che serve per avviare il dispositivo bloccato dal jailbreak Tethered. Quindi siamo un po' limitati, nel senso che senza un computer, se si spegne l'iPhone, non si può più usare finché non si collega al computer. Il Jailbreak Untethered non ha questo problema, nel senso che puoi tranquillamente spegnere e riaccendere autonomamente. Però è molto più difficile da trovare, passano mesi e mesi prima che si riesca a trovare il Jailbreak Untethered di un dispositivo, perché è un jailbreak che si basa sul software e che deve quindi integrarsi pienamente con iOS. Considerando che iOS è il sistema più protetto al mondo, capisci bene che è molto più difficile. Ciao, io ho il file di installazione di superuser.apk. Se lo installo nel mio cellulare, Alcatel OT993, di che cosa succede? Avrò il root e come se avessi installato una semplice app grazie XDXD. Allora, per ottenere i permessi di root su un dispositivo Android, non basta installare Superuser. Superuser è una specie di Cydia, ma anche nel jailbreak dell'iPhone, quando viene fatto il jailbreak, Cydia non viene installato subito. Prima si deve sbloccare, si deve ottenere il root vero e proprio, cioè si devono ottenere i permessi di amministratore. Quindi, allora, io prenderò in considerazione questo modello. In descrizione ti lascerò la guida di root, cioè come eseguire il root. Non basta installare l'APK di Superuser, anche perché poi potrebbe essere un fake che porta dei virus. Quindi tu diffida da queste APK che trovi sul web. In descrizione ti lascio una guida su come ottenere i permessi di root sul tuo Alcatel OT993D. Esiste un tweak per vedere i film o le serie TV gratis in italiano? Diciamo che lo sto cercando da un'eternità, ne sto trovando tanti, però sono tutti in inglese. Appena ne trovo uno funzionante in italiano, faccio sicuramente un bel video. Scusa Black Geek, esiste un tweak emulatore Nintendo DS per giocare al Nintendo DS su iPhone? Purtroppo no, cioè esiste ma le ROM non partono, quindi è come se non esistesse. Scusa Black Geek, esiste un tweak per vedere le partite di calcio gratuitamente? No. Scusa Black Geek, io ho un iPhone 4, avevo intenzione di cambiarlo con un altro terminale Apple, però sono indeciso tra il 4S e il 5, aspettare il 5S, assolutamente aspetta il 5S, ragazzi, lo dico una volta per tutte. Se ora volete comprare un iPhone, comprare il 5 è la più grande cavolata che poi potreste mai fare. Perché un conto sono io che l'ho comprato per jailbreakarlo. Perché allora, se siete interessati al jailbreak, comprate il 5 sperando che non vi abbia la 6.1.4. Perché se ha la 6.1.4 siete fregati. Se invece non vi interessa tanto il jailbreak, o quantomeno non vi interessa farlo subito, perché tanto il jailbreak uscirà anche per il 5S, però tra un bel po'. Se non vi interessa tanto averlo subito il jailbreak, aspettate il 5S. Cavolo, ma si dice da tutte le parti che avrà una killer feature e voi ve la fate perdere così. Ma aspettate il 5S, assolutamente. Mi dici siti più affidabili da dove te prendi le notizie del jailbreak sul mondo Apple? L'ho detto nel primo episodio di Ask. Non è per non risponderti, ma siccome ce ne sono davvero tanti, vai a guardare il primo episodio. Link in descrizione.
metteranno una specie di iFile su App Store, potrebbero morire ma non metteranno mai un iFile su App Store. È possibile leggere i dischi con iPad? No, li devi rippare sul Mac e poi metterti il film sull'iPad. Ma è normale che l'iPhone si scarica velocemente in 3G? Ci sono dei metodi per migliorare qualcosa? Sì, ci sono dei metodi, anche se non fanno miracoli, comunque fare un video. Hanno messo un iCleaner su App Store, è vero un fake? Bah, anche se l'avessero messo, non lo so, ma anche se l'avessero messo non sarà mai ai livelli di iCleaner di Cydia, mai. Ma perché proprio siccome App Store non prevede che l'iPhone abbia il root, non potrà mai essere come quello di Cydia, sarà, sì, mi puzza di fake, perché da App Store non puoi fare niente, non hai i permessi di amministratore, quindi non puoi cancellare i file temporanei. Ciao Blackjeek, ti consulto da parecchio, un iPhone 4 iOS 6.0.1 col jailbreak, voglio aggiornare ad iOS superiore, che mi faccia fare il jailbreak untethered, quale iOS mi consigli, se è possibile e se come farlo senza perdere le native app, grazie e complimenti per la serietà. Purtroppo è impossibile, perché? Perché ora l'ultimo firmware disponibile per l'iPhone 4 è il 6.1.3. Quindi se tu lo aggiorni devi per forza aggiornare al 6.1.3 che non è supportato dal jailbreak untethered. Tanto guarda, dal 6.0.1 al 6.1.3 non cambia niente, sono stati corretti dei bug che non si sono mai visti, anzi c'è chi dice che è anche peggiorato. Quindi il 6.0.1 va più che bene, tieni il tuo jailbreak untethered, cioè non ti consiglio proprio di aggiornare ora. Se mai aspetta iOS 7 poi aggiorni. Scusa Black, ma esiste un tweak per attivare il Bluetooth di iOS 6 che non sia AirBlue Sharing? Purtroppo no. Ciao Blackjeek, volevo chiederti, io ho bisogno di collegare delle cuffie alla TV e queste per l'audio necessitano delle entrate destra e sinistra del cavo triangolare. La mia TV però ha solo le porte HDMI, c'è una soluzione? No, se non ha le porte non ha le porte, non puoi fare niente. Potresti fare un video su come configurare una rete VPN su iPhone? Non è una cosa che si può fare su due piedi, mi serve un dominio VPN che non penso che qualcuno mi darà. Quali sono i tuoi giochi preferiti per l'iPhone? Penso di fare un video. Ma se iPhone 4 non è aggiornabile da iOS 7, conviene prendere un nuovo iPhone superiore al 4? Ti seguo su YouTube. Stesso discorso che ho fatto prima, secondo me assolutamente conviene. Ti volevo chiedere, io ho un problema con iTunes sul mio iPad mini. Ogni volta che provo a scaricare una canzone mi dà errore, grazie in anticipo. Cioè, ogni volta che tenti di sincronizzarla, forse perché non hai abilitato il tuo computer per sincronizzare con quell'iPad. In descrizione ti lascio una guida su come abilitare il computer. Che prodotti Apple possiedi? iPod Nano, iPod Touch di quarta generazione, iMac 21,5 pollici, iPhone 5. Ecco tutto. Scusa Blackjeek, ma un iPhone 4 può essere riflesso sul computer con l'app Reflector? Certo. E Blackjeek, sono riuscito a installare Windows 7 tramite USB grazie ad un ottimo video tutorial di Lee Siu Long, il canale che mi avevi consigliato. Il problema è con un PC Windows 8 già preinstallato, i tasti F non funzionano per far partire l'installazione tramite USB. Come posso fare? Grazie. Questo lo dice anche Lee Siu Long. Purtroppo ogni computer, per entrare nel boot manager, ha un tasto differente, dipende dalla tua scheda madre. Tu cerca su Google il nome del tuo computer, cerca tipo come avviare il boot manager sul, poi metti il nome del tuo computer. Purtroppo qui non posso aiutarti. O mi dici magari in un commento oppure via mail che tipo è il tuo computer e ti posso dare una mano, ma se non mi dici che tipo è, che computer è, io non posso fare niente. Blackjeek, secondo te tra iPhone Italia e Spazio qual è il più aggiornato grazie sia un grande? Allora, purtroppo iPhone Italia e Spazio vedo con grande rammarico che se la giocano, cioè un giorno è in anticipo uno, un giorno è in anticipo l'altro. Ti consiglio di seguirli entrambi comunque perché sono due canali imbattibili. Ciao Blackjeek, avevi detto che non esisteva un downgrade da iPad 2 ad iOS 6 a 5.1.1, ma in questo video lo fa perché a me non lo vuole fare, grazie. Ok, sì, allora ho aperto il video, allora guarda video, eccolo qua. Perché ai tempi si pensava che fosse possibile, in realtà poi non è possibile. Anch'io avevo fatto un video tutorial, ma poi avevo scritto che l'iPad 2 non era supportato perché all'inizio si pensava che era possibile, poi si è rivelato non possibile.
Quando spazio porta via Cydia in sé niente, dipende poi da quante robe ci installi. Quando installi un pacchetto in basso ti dice quanto occupa, fatti tu il conto. Il jailbreak in sé ti porterà via, ma una roba come 50 megabyte, cioè niente. Poi dipende da quante applicazioni ci installi da Cydia. Ho aggiornato l'applicazione YouTube, installato su essa Virtual che YouTube for iOS 6, e quando vado ad aprirla mi crasha. Sai come posso fare? Allora prova a disinstallare YouTube for iOS 6 da Cydia, e YouTube, l'applicazione ufficiale, ti funzionerà. Dopodiché prova a reinstallare YouTube for iOS 6. Ti piace CadDrop? Assolutamente sì. Quindi queste erano tutte le vostre domande, meno male che erano un po' meno delle altre. Io faccio davvero una fatica incredibile poi a montare, perché tu dici, dai, ho un quarto d'ora libero, registrami il video. Sì. Un quarto d'ora per farlo, 2 ore per il montaggio. Comunque, spero che questo video vi sia stato utile. Chiaramente la serie continuerà. Mio malgrado, fatemi tutte le domande che volete. E ogni lunedì andrà in onda la puntata. Io vi saluto. Ciao a tutti!